Senta, sempre a proposito di Velline, prima di arrivare alla questione Vendola, che c'è la questione D'Addario, questa signora D'Addario che va a Sanremo, cioè userà la platea di Sanremo, non alla RAI, intendiamoci, al servizio pubblico, ma andrà intervistata da radio, intervistata da televisioni, eccetera, per lanciarsi anche come personaggio. È l'altra faccia di quello che diceva lei, cioè come si fa a trasformare delle persone così in personaggi e chi c'è dietro? Dietro c'è una società malata, E basta? dietro c'è soprattutto una società malata, e nel contesto di questa società malata poi c'è chi si inserisce a vario titolo per vari interessi, chi per motivi di cassetta, chi per motivi di lotta politica, chi per motivi di speculazione, e più ne ha più ne metta, cioè, la vulnerabilità è la società profondamente malata. Sì, però Panorama parla di complotto settimanale sul quale scrivo anch'io, Non insomma. c'è mica bisogno, non c'è mica bisogno di Panorama. Però scusi, Cioè, andiamo alla no, sostanza. allora c'è, dicevo questo, non Prego, c'è prego. mica bisogno di Panorama o di inchieste, c'è bisogno solo di leggere la cronaca di quello che è successo. Cioè, se una va così preparata presso ospite presso la casa di qualsiasi persona e va lì per fare foto con il registratore, questo è quello e quell'altro, cioè ci vuole mica per Panorama le inchieste giudiziarie per scoprire che era tutto predisposto e preordinato. Senta, servizi segreti italiani e servizi segreti esteri, dietro la D'Addario. Ma insomma, questo io non Non veramente se la sente. non glielo so dire, cioè, ma non è escluso niente. Senta, ma il training che ha avuto è un training da sangue freddo. Io parlo per me. Io a casa del Presidente del Consiglio con un registratore non avrei avuto il coraggio. Cioè ci vuole un training, no? Questo un po' l'ha già detto. Cioè bisogna essere allenati. Senta, è scoppiata la... Tutta la Prego. vicenda la dice lunga, tutta la vicenda la dice lunga, insomma. Senta, è scoppiata la questione... corruzione di nuovo a Milano, no? Nel nord, Vercelli, Milano e ci metterei anche Bologna, così siamo bipartisan. Cioè la questioni di corruzione, mettiamola nel nord, così abbiamo centrodestra ma anche centrosinistra, quindi non la mettiamo in imbarazzo. Il sud, vituperato sud, eccetera, ok, non è che non abbiate avuto i vostri bei problemi, però addirittura cioè, la gente che incassa i 10.000 euro colti in flagrante ancora non c'è stato. Poi parleremo della Puglia, però secondo me il popolo pugliese, la gente del sud, tutto sommato ha un livello di moralità non così basso come qualcuno lo vuole descrivere. Il sud si sta rivelando meglio del nord, secondo lei? Ve lo dico anche per farle prendere un po' di voti. Io penso cioè comunque che qui nel sud ci sia insomma una classe dirigente, una classe burocratica, politica e la gente che insomma, abbastanza sana, non è insomma c'è tutto malato quello che si racconta o quello Ma che lei si che dice che sensazione ha si avuto dice. vedendo grandi di città del nord, di centro, di destra, di sinistra in cui ci sono episodi conclamati di corruzione? Io penso che questo è un problema che si possa, che la politica deve risolvere anche in 10 secondi, non lo si vuole risolvere, per un motivo molto semplice, cioè perché si può tranquillamente rimettere e ripristinare i controlli della pubblica amministrazione. Cioè, l'abolizione dei controlli, io capisco, cioè, che il sistema di controlli che c'è stato fino a 10 anni fa, 15 anni fa, andava aggiornato, ma invece di porsi il problema di come rafforzarlo, renderlo attuale, perché era già permeabile, invece li hanno aboliti, Bassanini, Sinistra e compagni, cioè, sono loro, insomma, cioè che, e poi ci sono delle cose che nella pubblica amministrazione cioè, ormai non vanno, si parla tanto dei conflitti di interessi, eccetera. Il conflitto di interessi, diciamo, più pesante dal punto di vista della gestione delle risorse pubbliche, riguarda l'acquisizione di beni e servizi oppure opere pubbliche infrastrutturali da realizzare con risorse pubbliche a vari livelli, comuni, province, regioni, ASL, consorsi di bonifica, consorsi industriali e chi più ne ha più ne mette, rispetto a
Giunte Rosse e Cooperative Rosse. Cioè, qui non è che si tratta di voler fare polemica, di dire questo, di vedere chissà che cosa, cioè, però è lì davanti agli occhi di tutti. No, su questo lo diciamo senza problemi, ci mancherebbe altro. Io mi sono schierato a favore della par condicio contro sul giornale sabato, se lo vuole andare a vedere, quindi non ho problemi anche a criticare il centro-sinistra, me ne frega niente, cioè poi io decido cosa votare, però come giornalista sono il primo a fare critica, no? Detto questo, però mi interessa più la prima parte del suo discorso, cioè la classe politica, se vuole, in sintesi, in un battibaleno può risolvere, possiamo dirle in due parole? Allora, in due parole le dico, cioè bisogna rafforzare anche gli strumenti legislativi, nel senso che lì sia dalla parte del politico, nel momento in cui viene colto in flagranza o è accertato al 100% che esiste questo episodio, cioè il politico diventa ineleggibile, okay. Ed è la prima. La seconda, chi va poi a chiedere, cioè il cittadino che va a chiedere una raccomandazione, una segnalazione, oppure chi va a corrompere, certo. Quello è un reato punibile. Perché nel momento in cui io so che non posso chiedere, perché nel momento in cui chiedo la segnalazione, chiedo un'agevolazione, chiedo questo o quell'altro, cioè quello è un reato punibile, non lo chiedo più. Senta, le faccio una domanda, scusi, più psicologica ma riguarda ovviamente la politica. Perché adesso leggiamo di Bertolaso, persona per la quale io stima e grande stima per quello che ha fatto, parliamo in generale, non di lui, perché poi noi maschi arriva una bella donna e spesso caschiamo, anche gente di potere che si potrebbe, anche parlo di Marrazzo, non voglio equiparare le due cose, però parlo in generale, perché il sesso rimane alla fine, e in Puglia ne sapete qualcosa, un anello debole dell'uomo di potere? Glielo chiedo anche perché lei è medico, scusi la domanda, però siccome ha contaminato la politica, gliela devo fare. Io penso che tutto ciò è direttamente riferibile alla formazione individuale. Certo. Che cosa voglio dire? Che se uno non è portato a fare queste cose, avere più donne o a cascare o quant'altro, o che faccia il politico, che faccia il medico, che faccia questo, eccetera, allora che cosa si è avuto? Cioè, secondo le statistiche, secondo tante altre cose, c'è un'impennata di persone che ormai hanno rapporti agli osi con una certa facilità, cioè si cambia tutto un po' tutti. E quindi questo aumenta il numero anche di chi è impegnato nelle istituzioni e impegnato in politica. È aumentato complessivamente il numero delle persone della società complessiva, cioè che va verso questo indirizzo, se ho ben capito, non è lo stress il motivo queste cose? Non immagino stress, cioè io lavoro 18 giorni, 18 ore al giorno con uno stress spaventoso, cioè uno non le fa, appunto, e basta, non le fa perché non le vuole fare, perché si dà un comportamento. Cioè se uno invece le fa, o che faccia il politico, cioè, o che fa il medico, o che fa il professore universitario, si è portato a farle, le fa. Senta. E allora il problema è che nel mentre 20 anni fa su 100 persone a tradire o oppure avere rapporti con diverse uomini, con diverse donne sessuali, c'erano 10 persone su 100, oggi ce ne sono 50. E se prima su 10 persone su 100 c'era un politico su 100, adesso è aumentata la percentuale. Certo, ci sono pure, c'è tante altre cose, insomma, che succedono, Marrazzo, tutte queste cose qua, ma questo è già un altro livello. C'entra la cocaina. Allora io penso, questo è il mio parere, il sesso tra adulti e consenzienti, per carità, noi non dobbiamo, mentre quando c'è di mezzo la droga, francamente lì non mi piace più. Non mi piace più il gioco. La debolezza sessuale, debolezza, insomma, le abitudini sessuali non sono io a giudicarle, ma